E oggi siamo qui per la premiazione della seconda edizione del Festival della Creatività organizzata da Orizzonti Sabini APS, che ormai diciamo è una delle associazioni del territorio che fa tantissima coprogettazione insieme a Open Hub. Io lascerei subito la parola a Sergio Luzzi per introdurre nei dettagli la giornata di oggi. Bene, grazie, doppio microfono, non va bene, no, ma la regia ci fa delle reprimende quasi anche da parte mia e da parte di tutta la nostra associazione. Allora, siamo alla seconda edizione della Festa della Creatività. Abbiamo avuto, diciamo che la qualità è stata notevole, devo dire. Ci sono delle belle cose che oggi per apprezzarle naturalmente le faremo sentire, è ottimo questo. E in buona misura ce le diranno, ce le declameranno soprattutto le poesie, gli autori stessi, quindi con maggiore sensibilità rispetto a quanto si possa fare un esterno come me, per esempio. Bene, io direi che senza tanti preamboli ulteriori do la parola a Benedetta, che ci illustra intanto quelle che sono state le modalità. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere intervenuti oggi pomeriggio, siamo molto contenti. Io sono la stessa Benedetta Graziosi e sono una associata, diciamo, di Orizzonti Sabini. Devo dire che questa opportunità che noi vorremmo dare a tutti coloro che hanno voglia di condividere emozioni, riflessioni giocose o serie, insomma, o solenni, addirittura storiche, perché abbiamo avuto anche dei testi tratti, diciamo, da un romanzo storico, in una forma comunicativa anche variegata, quindi siamo andati dall'italiano, al dialetto, in formule diverse. Poi ovviamente questo bando l'abbiamo, diciamo, pubblicato, ma siamo alla seconda edizione, ma noi speriamo tantissimo che ce ne siano anche altre con ancora numerosi partecipanti. Però devo dire, diciamo, che quest'anno siamo rimasti colpiti dal fatto che siamo cresciuti, insomma, sono cresciute le partecipazioni, quindi per noi è un segnale molto, molto positivo. L'associazione è un'associazione che valorizza il patrimonio culturale, e quindi all'interno di questo, diciamo, la creatività non poteva mancare, perché la creatività è un'opera molto complessa che appunto mette in gioco tante sfaccettature del nostro modo di essere, di presentarsi, di comunicare, e mettendo insieme l'immaginazione, la ragione, la sensibilità, quindi emozioni e sentimenti diversi. Questo concorso ha delle sezioni, e in particolare oggi premieremo le sezioni della poesia in dialetto, in italiano, e del teatro in dialetto e diciamo in italiano. Vi voglio presentare la giuria che è composta appunto dal presidente di Orizzonti Sabini, dottor Sergio Luzzi, dalla presidente della commissione questa volta, la professoressa Concetta Antignani, che è un ex docente di lettere, poi l'autore, regista, io direi anche, insomma, compositore, perché i campi in cui opera Francesco sono veramente tantissimi, Francesco Rinaldi, e Michele D'Alessandro come diciamo attore, reporter, anche lui, insomma, svolge vari ruoli fondamentali all'interno dell'associazione. E abbiamo appunto accolto queste opere, che noi sono pervenute anonime in qualche modo, quindi c'è stata poi una trascrizione di codici, quindi quando noi le abbiamo esaminate in realtà non portavano il nome e il cognome, e poi abbiamo appunto stilato una classifica. E devo dire che ci siamo sicuramente anche emozionati leggendo quelle parole delle opere che ci sono giunte. E io credo che poi il segnale anche più importante sia proprio il concetto di condivisione. Cioè, a noi piace molto questa idea che alcune persone abbiano avuto, insomma, il coraggio, la forza, la,
la determinazione a condividere i loro pensieri. Quindi questo, secondo me, in un tempo in cui si tenta di cercare di riportare il rapporto, il dialogo, la relazione umana, perché poi di questo si tratta, la base di tutto questo è proprio questo senso di umanità che dovrebbe esserci sempre e dominare sempre, ci ha fatto molto piacere. Quindi insomma diciamo che siamo soddisfatti di questo, di quello che abbiamo fatto. Adesso conoscerete uno a uno tutti i protagonisti che verranno premiati, quindi io mi auguro che sia un piacevole pomeriggio. E quindi lascio la parola per la prosecuzione a Sergio. Grazie. Bene, allora cominciamo con le poesie in lingua, cioè in italiano, naturalmente. Possiamo anche pensarla. Non è detto, perché noi stiamo anche pensando di allargare il raggio a altre lingue, il che non è. Per ora no, però insomma. Non ci dispiacerebbe questo. Allora, cominciamo dalla... abbiamo premiato primo, secondo e terzo posto, naturalmente, più che tutti gli altri. Allora, la terza classificata è Angelica De Luca. Ecco. Angelica già l'anno scorso, se non ricordo male, vero, ha partecipato, e quindi siamo... Beh, siamo molto contenti, già l'anno scorso, avendo ricevuto un premio, vuol dire che è stata in grado di cogliere, diciamo così, la sua sensibilità e a colpire anche la nostra. Complimenti. Bene, gli consegno naturalmente intanto la targa. Allora, come dicevamo, facciamo leggere, possibilmente, all'autrice la sua poesia, senza titolo. Sì. Benissimo. Grazie. Sì, prego. Ok. Soffia tra i rami un dolce vento e tramonta il sole di certo grado di suscitare assai sgomento nel cuore della gente ormai addormentato. Ascolta, lungo le strade, le voci e le vite che lentamente scorrono veloci in una lentezza solo apparente. Vivi la storia del paese tuo natio, ricca e densa di coraggiosi uomini, e abbandonati ad un brillio, lascia che la tua anima si illumini. Ringrazia la natura, la terra, che come una madre ti consola, per una mano ti afferra e giammai ti lascia sola. Ecco la terra tua Reate, di San Francesco, Grembo e Balia. Terra di memorie appassionate, suolo d'abbazia, di profonda spiritualità e indicibile armonia. Lungo la tua strada ti accompagnerà e del tuo spirito la frenesia curerà. Molto, molto bella, come già l'anno scorso, dicevamo, no? Complimenti. Complimenti, siamo stati colpiti tutti, la giuria è stata unanime. Scusa, puoi alzare un attimo? Sì. Grazie. Prego. Allora, passiamo al secondo classificato. Non abbiamo inteso premiare l'autore, abbiamo inteso premiare la poesia. Come teoricamente si fa a Sanremo, si premono le canzoni e non le cantanti, poi succede il contrario. Noi invece abbiamo voluto premiare proprio la composizione. E cominciamo con, diciamo, le sorprese, perché qui abbiamo un ex. Seconda classificata, Gloria Elis Farias Nogueira. Prego. Tanto possiamo poggiare la targa qui, prendiamo la poesia a te, che è arrivata seconda. Grazie. Ok. Allora, a te. Il microfono. A te che mi hai fatto bene al cuore, dopo tanto tempo ho riscoperto l'amore. In realtà non ho ancora la certezza se sia amore o tenerezza, ma mi basta una tua carezza per farmi trasportare dalla brezza. In un cielo azzurro cristallino di un ottobre insolito, tu mi ricordi un po' un bambino, con lo sguardo innamorato e un po' avvilito.
Ed io che penso di baciarti e quel pensiero ti coglie e ti porta ad avvicinarti, come se l'avessi sentito tra le foglie. E ci sentiamo un po' come due attori che recitano nelle parti di due adulatori. Con le mani tu mi sfiori, ma non mi avvolgi. Pensi che rovinerai tutto, che non sei giusto o perfetto, ma non ti ascolto e fluttuo in cielo, ed è lì che io ti aspetto. E siamo come due capolavori, unici ma soli. Sono dei punti veramente molto interessanti. Bravissima. Benissimo, grazie. Grazie. Allora, dicevamo ex aequo, secondo classificato, ex aequo con Gloria, Mauro Magliani. La sua particolare che io non so recitare, quindi... Non è voglio, non te lo... questo non è un problema. Allora, la poesia di Mauro, noi ci conosciamo da una vita e mezza, Mauro, anche grazie a questa storia. All'uscita di scuola della vita, chissà quale sarà il modo migliore per far passare in fretta queste ore, mettersi a risognare a tutto spiano augurandosi che ciò non sia vano. La pace tra gli uomini, infin concordi, nelle loro volontà di da fare finalmente reificare quel che si aspetta sino dai primordi. Oggi la situazione è assai complessa, di stesso credo, con la C maiuscola, di stesso credo più non si professa, c'è chi è in cortile, gentucola vile, altri giù in strada in mezzo alla contrada, l'identico di un dì, molteplice, chi dorme e russa, chi fa cocodè, vi è che è garzone o peggio ancora bidon, quei invece i quali hanno una bella posizione. Poi ognuno di loro non sa fischiare e sono in preda a numerose tare, retaggio di parenti e familiari dei tipi eccentrici e particolari. Ma senza un goccio di sana follia, giammai si scende a osare per la via, restando confinati su in soffitta, si decreta la propria e altrui sconfitta. Un commento a questa ultima strofa, che è quella che ci è piaciuta di più perché coglie lo spirito di questa manifestazione. Complimenti. Vai, commento? Vai. Beh, praticamente è quello che diceva Gaber, no? C'è solo una strada su cui puoi contare. Esatto. Poi diceva una poetessa che la strada è dei disperati. Evidentemente ci sono dei disperati che ancora non sanno di esserlo. È molto più perché la gente sta in casa. Benissimo, grazie. Complimenti a tutti. E al primo posto c'è ancora Gloria. Qui bisogna allargare i muri di casa per me tutta. Complimenti. Grazie mille. Prego, allora, vogliamo leggere anche quest'altra? Va bene. Posso cominciare? Grazie. All'amore italiano. O mia vecchia Italia, quanto amore dentro di te. La tua meraviglia mia maglia, come a Napoli l'odore del caffè. A Roma lascio il mio cuore, in una notte di stelle sotto al Colosseo, tra gli occhi di un seducente adulatore che con la chitarra si finge Romeo. La città eterna rivela la sua bellezza, quando vive la sera con le luci accese, e la luna danza tra le stelle nella brezza, anche nei sogni dei dormenti vecchi di paese, mentre i giovani amanti si baciano con dolcezza. A Palermo, invece, lascio le parole messe da parte, per lasciare spazio alla folle passione di due corpi uniti divenuti arte, sotto il focoso sole presi dall'eccitazione. I baci dei siciliani sono sia dolci che aspri, le loro labbra sono soffici e stato di miele, per via delle arance colte all'ora di vespri, e con la saliva un po' salmastra a causa del mar Mediterraneo tra le vele. Ma questi sono solo degli esempi delle tue molteplici città d'amore, che non cambieranno mai quei tempi e che il solo pensiero delle tue terre emana calore. E da sempre agli amanti delle favole il cuore è pieno. Mi piace anche il modo con cui leggi i tuoi versi. Bene, benissimo, complimenti di nuovo. Scusa, poi basta così. Fai una foto anche con te, no? Benissimo. Allora, abbiamo concluso con la prima sezione, quella della poesia in lingua.
andiamo con la sezione delle poesie in dialetto. E anche qui una bella sorpresa, perché c'è ex aequo. E quindi sono entrambi i primi classificati, quelli che abbiamo parlato. Quindi, Mauro Magliani, ancora lui. Premia la professoressa Antignari. Ci piace questo modo di verseggiare, diciamo così, sia in lingua che in dialetto. È indice di una bella, un bel eclettismo. Beh, che vera è unico, insomma, non è che parliamo di uno qualsiasi. La poesia si intitola Anfedeltà, l'infedeltà. Cupido si diverte a scagliare i dardi dai scantinati fino ai piani alti, ma se uno sotto te ha la miera, un lanciatore può anche fare una guerra. Core di pietra, mi sa ce ne stautanti, non so mai marito e moglie, sempre amanti, vagliano tutti anni. Noi siamo seri e ci accoppiamo forte, da eco fino a sorella morte, senza le ideucce assai contorte, dei lì che rogro de porte lante, facendo entrare ogni sacripante, non gli fa manco pagare un biglietto, che gli se pozza sconocchia un letto. Grazie ancora. Ex aequo, dicevamo, prima classificata anche lei, Dea Maria Antonia. Consegniamo la targa, consegniamo il microfono, lo leggo io. Bene. Vogliamo leggere anche intanto questa bella composizione? Voglio ringraziare per l'occasione offerta, e è sempre bello, e soprattutto in questo momento, condividere delle emozioni. La poesia è la voce dell'anima e non si può far tacere. Grazie. Non possiamo che essere d'accordo. Allora, la mia poesia si intitola Un atto d'amore per Iede. Tu è un capoluogo de provincia, ma per di tutto quello che ci sta, da dove si comincia? Da Termenillo, fino io alla piana, a natura regna sovrana. Nu fiume velino che t'attraversa, l'acqua scorre veloce e sempre fresca. E se t'affacci sopra un ponte, oltre ai paparoni, dea storia scopri l'impronte. L'acqua, ecco, ce nasce in grosse quantità, tutti i campi se pozzo irrigà. C'è stato pure le sorgenti che dao da be a tante genti, dai montagne fino io ai piani, dissedamo pure i romani. Esta a chiamano Valle Santa, e de religiosità ce n'è sta tanta. A Greccio San Francisco s'abbracciò un bambinello, e quale vento può essere più bello quando siamo fortunati? Perché d'ecco ci sentiamo ricreati. Rapremo le porte, invitiamo a gente, pregare Iede, non gli manca proprio niente. Non lo saccio se vaglio convinto oppure annoiato, e lo che hai scritto da cuore ha sgorgato. O saccio, non so a Loredo Mattei, so a scribacchina Dea, hai orzuto fa un atto d'amore per la città mea. Dobbiamo confessarti che a noi non ci hai annoiato, anzi ci hai detto. Grazie di cuore, grazie. Bene, andiamo avanti, siamo veloci. Allora, Mauro, dicevamo, un tipo un po' eclettico, insomma, spazia, un tipo che spazia molto. E ha proposto anche un paio di parodie che però non riusciamo, come dire, a rendere stasera, perché parodie musicali di canzoni note, che non abbiamo, come dire, la voce, il cantante. Francesco non ha problemi di voce, non poteva farlo. C'era qualche persona, mi pare, ma poi hanno dato forfè, giustamente. Quindi, però ecco, esistono anche queste forme che Mauro, da par suo, diciamo così, realizza. Andiamo avanti con le ultime due sezioni. Teatro in lingua, abbiamo un testo di
Luciano Tribbiani. Ce l'abbiamo? Sì, abbiamo la targhetta. Ma Luciano Tribbiani purtroppo ci ha avvisato poco fa, non può essere presente. Però noi abbiamo la possibilità di leggere la sua opera, almeno un pezzo naturalmente, così per far capire, prego, per far capire qual è il significato. Questo testo è stato già rappresentato a Greccio qualche tempo fa, ha ottenuto un notevole successo perché è veramente una storia interessante. Buonasera a tutti, ciao Paolo. Legge Vincenzo Parisi. Perché se no. Esatto. Allora, quello che leggerò adesso è l'incipit del quarto capitolo del romanzo storico scritto da Luciano e a seguire di questo incipit c'è un dialogo tra San Francesco e Honorius, che è il frate benedettino che va a trovare Francesco a Greccio. E noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di rappresentare questo dialogo, io e Giuseppe Alfano. Non essendo possibile avere Giuseppe Alfano, quindi non essendo possibile recitare questo dialogo, mi limito a recitare semplicemente l'incipit, che è l'incontro che Honorius, questo frate benedettino, ha con Angelo Tancredi. Mi è sembrato giusto leggerlo, ma soprattutto per dare spazio ad una persona come Angelo Tancredi, che è stato il custode di San Francesco fino alla sua morte e gli è sopravvissuto per ben 30 anni. Honorius, nel frattempo, venne a sapere che a corte di Grecia, l'odierna Grecia, era presente frate Francesco di Assisi. Quale migliore occasione per conoscere un confratello la cui fama aveva già riempito la valle reatina, le contrade umbre e si era spinta ben oltre. Già da qualche anno si parlava di quel sant'uomo, della sua neonata confraternita dei frati minori. Spinto dalla sua innata curiosità, Honorius ambiva di incontrare quell'uomo e molte erano le domande che voleva rivolgergli, soprattutto dopo aver saputo del viaggio di frate Francesco in Oriente qualche anno prima. Ricordava quell'episodio molto diffuso presso i suoi confratelli, nel quale Francesco da giovane fu accolto dai frati benedettini dopo che questi si spogliò dei vestiti restituendoli al padre, mentre il vescovo di Assisi lo copriva con il proprio mantello, anche a significare la sua protezione. Il giovane fu affidato ai benedettini con la speranza che potesse trovare nel loro monastero la soddisfazione alle sue esigenze spirituali. I rapporti con i monaci furono ottimi, ma Francesco riconobbe che quella non era la sua strada. I suoi sensi, la sua anima, non dovevano essere stornati dalla sublimità della grazia, perseguendo un pensiero che percepiva per lui inadatto. Durante la celebrazione della messa a Santa Maria degli Angeli, Francesco ascoltò il celebrante la lettura del Vangelo di Matteo sulla missione degli Apostoli. In breve tempo riconobbe che quelle parole di Gesù costituivano la risposta alle sue preghiere.
Depose allora i panni del penitente, indossò un abito di tela ruvida, si cinse i fianchi con una rude corda e si coprì il capo con il cappuccio in uso presso i contadini del tempo. Camminava a piedi scalzi. Iniziò così la sua nuova vita, rendendosi interprete di sentimenti diffusi nel suo tempo. Prese a predicare la pace, l'uguaglianza fra gli uomini, il distacco dalle ricchezze e la dignità della povertà, l'amore per tutte le creature di Dio, al di sopra di ogni cosa, e la venuta del regno celeste. Honorius nutriva un ardente desiderio di conoscere quel sant'uomo che si trovava ancora a Greccio, e l'occasione per andare a trovarla gli sembrò più unica che rara. Mandò subito ad avvisare frate Francesco che un monaco benedettino voleva incontrarlo e si stava accingendo a partire di lì a poco tempo. Informò anche il nobile Mareri che aveva intenzione di incontrare frate Francesco. Venerabile padre Honorius, disse il Mareri, se andate da frate Francesco, vi prego di portare i miei saluti al nobile cavaliere reatino, a me molto caro, che ha lasciato le armi per seguire Francesco. Si chiama Angelo Tancredi. Qualche giorno dopo il nostro benedettino si recò a Greccio e la prima persona che incontrò nell'eremo fu proprio l'ex cavaliere Angelo Tancredi, ora frate Angelo. Sia lodato Gesù Cristo, reverendo padre, gli disse Honorius. Se voi rispondete al nome di frate Angelo, vi porgo i saluti del nobile Mareri da Reate. Il frate annuì, rispondendo Pax et Bonum. Vi chiedo allora, riprese il nostro benedettino, come avvenne che gettaste le vostre insegne di uomo d'arme per seguire la predicazione di frate Francesco. Pace e bene, fratello benedettino, gli replicò frate Angelo. Quello che mi chiedete è presto descritto. Un giorno mi incontrò frate Francesco e mi disse, signor Angelo, da tanto tempo porti la spada e i calzari, ora li devi cambiare con la croce di Cristo, seguimi. Dunque, poiché di te farò un cavaliere di Cristo. Queste semplici parole mi convinsero a lasciare la mia vita di sempre, a cambiare radicalmente modo di essere. Quando avete incontrato la prima volta frate Francesco? Replicò Honorius. E quale era l'ordine cavalleresco cui appartenevate? Vi accontento volentieri, venerabile fratello. L'anno scorso frate Francesco andò a Roma per fare visita al cardinale di Ostia, Ugolino. Rimasto alcuni giorni con lui, andò a rendergli visita al cardinale Leone Brancaleone, presbitero di Santa Croce in Gerusalemme, rimasto colpito dalle opere e dalle parole del nostro fratello Francesco. Siccome faceva molto freddo, il cardinale lo pregò di sostare qualche giorno da lui. Avrebbe ricevuto cibo come un povero, insieme con gli altri poveri che quotidianamente mangiavano nella sua casa. Disse questo perché sapeva che il beato Francesco voleva sempre essere ricevuto come un poverello dovunque fosse ospitato, aggiunse il cardinale, che assegnerò una buona casa appartata dove potrai pregare e prendere i pasti che vorrai. Allora io, che prestavo servizio presso il cardinale, presi l'iniziativa e dissi a Francesco: fratello, qui vicino sorge una torre assai spaziosa e fuori mano, dove potrai dimorare come in un eremo.
Il frate andò a vederlo e gli piacque, e tornato dal cardinale gli disse: «Signore, rimarrò presso di voi per alcuni giorni». Il cardinale ne fu molto felice. Preparai allora nella torre un luogo per frate Francesco ed il suo compagno. Ogni giorno provvidi a portare il cibo a lui e al suo compagno. Poi prosegue. Perché ha avuto come noi la fortuna di assistere alla rappresentazione integrale, corredata anche dal coro. Sì, dal coro Stella Maris. Beh, è veramente molto suggestiva. Naturalmente frate Honorius era lui. Sì, era lui. Sì. Naturalmente. Bene. Ok, quindi. Beh, io non ritiro il premio per Luciano, troverete il modo per farlo. Ma come altro. Grazie, grazie, grazie. E mi ha fatto piacere essere presente. Grazie a voi. Allora, siamo al teatro in dialetto, e quindi abbiamo. Allora, sezione teatro dialettale. Secondo classificato, Antonio Vulpiano. Anche lei l'anno scorso ha partecipato allo stesso modo, insomma, quindi con un'altra commedia, quindi le sue cose, diciamo così, gigacciono. Diciamo questa commedia è sentita con Sant'Antonio Medico, mi pare. Esatto, esattamente. Ce la racconti un po'. È molto lunga. Vi dico soltanto le cose. Prima di tutto vorrei ringraziare il centro sociale Città Giardino, certo, degli anziani, dove abbiamo costruita questa, in più il piccolo teatro Città dei Lieti che l'ha interpretata, e Claudio Iambieri che ha fatto in modo sempre che la portassi avanti in ogni momento, anche nei momenti in cui abbiamo riflettuto su alcune cose. La commedia è interpretata da una famiglia nostra, del circondario nostro, e riguarda le cose che succedono tutti i giorni in famiglia e in più quello che sta succedendo nel mondo. Noi pensiamo alle guerre, vediamo le guerre, l'odio che c'è tra la gente, e ci chiediamo: ma perché avviene tutto quanto questo? Ce lo chiediamo spesso, ma non ci abbiamo delle risposte. Da quello che sembra, ci sono i gruppi finanziari che guidano tutto questo che sta succedendo. E quando sentiamo di gridare pace, pace, sono parole che non escono dal cuore della gente, sono parole che vanno via così. E questo è un problema grave. Non so se voi sapete che c'è un'associazione, la Bilderberg, che si riunisce ogni anno, adesso si è riunita il 30 maggio in Svizzera, per stabilire quello che deve succedere nel mondo nell'anno. Sapete gli italiani che partecipano? Fissi sono due: Lilli Gruber, guardate il caso, e Monti. Mi fermo qui perché dovrei dirvene altrettante, dovrei dire delle riunioni che hanno fatto questi magnati, in cui hanno stabilito quanta gente ci deve essere nel mondo, e altra bisogna farla sparire. Ecco il Covid, viene fuori il Covid. Il Covid, sapete per quale ragione è venuto fuori? Perché le industrie farmaceutiche americane erano in piena crisi.
si vendono, si fanno gli armamenti, si vendono le armi, poi che cosa succede? La ricostruzione è sempre una questione di soldi. Oltre questo, non mi dilungo su questo, volevo invece, la seconda parte riguarda il nostro territorio. Non vorremmo che la gente dimenticasse quello che è successo nel nostro territorio, incominciando a parlare della viscosa, dello zuccherificio, dei personaggi storici che non lo so se i giovani ricordano ancora, Lottino, quello che vendeva le radio e gli accendini e cantava e portava buon umore tra tutta la gente di Rieti. Classe 18. Non so se vi ricordate che cos'è la pianara. La pianara è quando il fiume Veglioino traboccava e metteva sotto il borgo San Francesco e Compagnia Bella. Era una fraternità, un volersi bene tra la gente che portava via la roba. Quello era amore tra la gente, quello che oggi non c'è più. Ritornando un attimo su San Francesco, sono state dette molte cose su San Francesco, ma ce n'è una che ci deve far riflettere. I santuari di San Francesco dove sono? Sono fatti sulle colline, sono tra il verde, nel cielo puro, perché San Francesco diceva che la natura, quello che ci aveva dato Dio, era armonia, era amore che dovevamo portare presso il prossimo. Ecco perché li ricordo, come ricordo la Beata Colomba. Non so chi di voi sa perché si chiama Colomba. Era una bambina di una famiglia di Rieti, la Guadagnoli. Si chiama Colomba perché nel momento in cui la battezzavano in cattedrale entrò una colomba e si posò sulla testa di questa bambina che poi è diventata beata. Concludo con Sant'Antonio. Sant'Antonio doveva essere proclamato santo. Vennero da Padova, molta gente venne, insieme con Realini, per dire al Papa di allora che risiedeva a Rieti, che era non mi ricordo il nome, di proclamarlo santo. Improvvisamente il Papa andò via da Rieti e andò a Spoleto. A Spoleto, appena arrivato, proclamò santo Sant'Antonio. I reatini e la gente di Padova rimase malissimo, però che fecero? Incominciarono a fare una processione in onore di Sant'Antonio e dal 1200 e tante questa processione fino ad oggi è piena di gente, non è mai cambiata. Rendetevi conto se Sant'Antonio, perché Sant'Antonio a Rieti è grande. Questa è quello che abbiamo voluto portare nella commedia. Grazie. Bene, aspetta, allora, Antonio, scusa, fai la foto. Non voleva dare la foto il nostro operatore. Ah, ecco, vado pure qua. Bene, invece, prima classificata, la professoressa Elisa Di Domenico. Prego. Si è fuggita dagli scrutini per essere qui con noi. Non ancora. Prego. Allora, parliamo un attimo, prego, se vuole sedersi. Se posso
Sì, sì. Allora, ci parli di questa commedia in dialetto amatriciano, teniamo a sottolineare, perché io me la sono letta, qualche difficoltà ho trovata, insomma, perché non è il nostro dialetto tipico. Sì, è diverso dal dialetto chiaramente berlino. Così com'è. Ogni dialetto sì. Diverso, ma anche il paesetto vicino. Insomma. E poi sono vocaboli, diciamo, originali, nel senso che non esiste un dizionario che fa riferimento al dialetto amatriciano, si fa riferimento solo a quelli che vengono denominati i poeti di Amatrice, Carlo Baccari, Celestino Ciaralli, insomma molti non diranno nulla perché erano i poeti diciamo storici di Amatrice. E poi successivamente è chiaro che ci sono state varie contaminazioni con il romano, con il dialetto romano, anche in riferimento a molte migrazioni che ci sono state, certo, durante gli anni, i decenni, eccetera, per cui è praticamente scomparso, quasi totalmente scomparso. È un patrimonio da considerare, naturalmente patrimonio immateriale di una comunità il dialetto, quindi mi sembrava doveroso dover scrivere una commedia per rievocarlo e mantenerlo un po', no? Per, certo, mantenere questa tradizione. Beh, del resto noi abbiamo in mente di creare, lo ribadisco anche qui perché abbiamo fatto proprio qui fino a lunedì scorso una serie di conferenze, 11, proprio sulle tradizioni del reatino e non solo di Rieti città, anche della provincia, perché abbiamo intenzione di creare l'archivio delle tradizioni storiche e popolari. Sì, poi tra l'altro fanno tutti riferimento al folklore, e no? Quindi avremo certamente, sì, molto piacere, ad esempio, di scoprire i poeti che lei poco fa citava, sì, ma anche di nuovo, insomma, ovviamente con tutte le tradizioni del posto. Abbiamo, sì, parlato, sì, per esempio, del canto a braccio. Sì. Abbiamo parlato, per avvicinarci a voi, anche del toro serioso di Corbuola, che è sempre, da sempre, una delle manifestazioni folcloriche e popolari più antiche d'Europa, se non la più antica. Quella del canto a braccio. No, dice, toro serioso. Canto a braccio anche, insomma, sì, non è che sia da Bocona, meno. Quindi, ecco, Amatrice, la nostra idea nasce, sì, proprio dal voler recuperare e valorizzare, sì, tutto questo patrimonio, sì, immateriale, sì, cioè, sì, in qualsiasi forma, sì, sonora, sì, documentale, visiva, eccetera. Sì, poi allora, diciamo ci sono le feste, le tradizioni, le cerimonie, i proverbi, gli indovinelli. E noi questo abbiamo grandi, cercato. C'è, cioè, un patrimonio veramente infinito. Noi questo abbiamo cercato. Quindi le chiediamo collaborazione. Ecco, diciamo così. Se posso. Sì, beh, certo. Chi scrive una commedia così può. Si chiama Nupesce d'Aprile. Sì, Nupesce d'Aprile. Da cosa prende spunto? Già si può capire. Allora, prende spunto da un articolo che io ho trovato del 1909, precisamente dell'8 maggio del 1909, che è stato riportato su Vita Picena, che era un settimanale, insomma, delle Marche di Ascoli Piceno. Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo anche un po' più grande, ma non è quello il problema, insomma. Sì. L'ho ritrovato nel senso che, piccola parentesi, mio padre era un antiquario, un restauratore, quindi io sono vissuta quando ero bambina, in mezzo a documenti, libri, mobili, oggetti di vario tipo. Quindi tra le tante cose, appunto, ho ritrovato questo articolo in cui si parlava di un... cioè che all'interno del municipio, di Ascoli Piceno, si erano radunati rappresentanti, diciamo così, delle province e delle regioni del centro Italia, in particolar modo le quattro regioni, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, e poi le regioni, insomma, cioè le province, quindi Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, insomma sei province, per festeggiare la costruzione di oggi noi la chiamiamo della ferrovia Salaria, all'epoca veniva denominata l'Ascoli Roma. Ascoli Roma, come la ferrovia come da titolo dell'articolo. Come da titolo dell'articolo. Quindi avevano deciso che ogni provincia, ogni regione avrebbe dovuto
dare un sussidio, contribuire alla costruzione, dare 400 lire a chilometro per 135 chilometri nelle regioni e 300 lire a chilometro per 135 chilometri per le province. Poi questa ferrovia sarebbe dovuta passare, come quella che poi si rinnova appunto dal 1909 oggi, diciamo così, senza nessuna punta di polemica, avrebbe dovuto attraversare e quindi collegare il terreno con l'Adriatico passando all'interno dell'Appennino, e quindi si sarebbero dovuti inserire con tronchi ferroviari tutti i comuni che interni praticamente dell'Appennino, tra cui Amatrice, Accumoli, partendo da Acquasanta fino ad arrivare a Montopoli Sabina, a Torricella, eccetera eccetera. Quindi c'è stato il ricevimento in municipio e poi c'è stato un banchetto che era stato organizzato da un ristoratore del luogo, e poi, come sappiamo, insomma, nella realtà questa costruzione della Casa Laria non si è realizzata, diciamo così, e la burla, quindi questa commedia farsesca, nasce poi dall'immaginazione e desunta da questo fatto concreto di realtà. Sì, sì. Quindi diciamo, immaginando, è stato lo spunto quello, e poi l'ho ambientata naturalmente ad Amatrice, in una locanda trattoria pensione amatriciana, la trama, dove ruotano diversi personaggi che vengono investiti da questa burla, sostanzialmente da questo scherzo, e da lì viene il nome. Dove però c'è stato un pranzo in un ristorante, sì, quindi sì, forse sì. La finalità era più quella. Ah, sì, sì, la parte centrale, sì, è questo pranzo che si doveva organizzare, avrebbero contribuito, insomma, come pagamento, no, per realizzare questo pranzo, ma poi non si è fatto proprio nulla. Bene, avrai provato a farla presentare questa? Io no, testo. L'ho scritta solamente, quindi attendo diciamo una compagnia teatrale e anche il cast, naturalmente la compagnia, il regista potrei anche fare io, perché qualcosa insomma mi sono cimentata. Ieri poi c'è un mio collega tra il pubblico, ieri abbiamo fatto la presentazione a scuola anche, quindi la regista di... L'ho proposto al Nuovo Teatro Amatriciano, perché ad Amatrice c'è una compagnia teatrale che è operante dal 1998. Poi c'è stato un periodo insomma di oscuramento, diciamo, il periodo del terremoto, poi ha ripreso l'attività, quindi a me piacerebbe rappresentarla primariamente lì, perché quello è il mio luogo di origine, insomma. Beh, sì, poi anche però... Anche perché il dialetto, perché il dialetto? Perché il dialetto? Ho scelto il dialetto. Beh, il dialetto, beh, innanzitutto perché è una commedia, quindi secondo i parametri classici, insomma, della commedia, perlomeno quella antica, insomma, quando è stata originale, così originata dal V secolo, poi va bene, dal 500 in poi ci sono stati dei cambiamenti. Però la commedia ha dei personaggi, un'ambientazione, una lingua popolare, semplice, immediata, altamente simbolica, quindi mi piace un po' per quella, un po' perché fa parte, come dicevo prima, del patrimonio che mi piacerebbe che si continuasse a tramandare insieme a tutte le altre manifestazioni, insomma, della vita pratica, estetica, morale di una comunità. L'identità, quella che identità, alcuni dicono identità, anche se l'identità non è mai una cosa fissa, sì. Insomma, è sempre in divenire. Bene, complimenti. Perché, sì, insomma, come dicevo, l'abbiamo letta, l'abbiamo provata anche simpatica, pur con qualche, ripeto, difficoltà proprio nel linguaggio, però magari se riussissimo a trovare, lanciamo anche questo appello, sì. Una compagnia che sì, poi può essere anche zona, insomma, che traslata in dialetto marchigiano, in dialetto riatino, perché insomma non è... Però sai, le traslazioni, le trasposizioni sì, a volte fanno perdere un po' la forza della Se volete ve ne leggo un pezzettino, se riesco, insomma, perché tanto tempo... Perché no? Volentieri. Se me lo mantiene così, o forse sì. Il ventaglio lo posso anche utilizzare ancora se serve.
Intanto il sottotitolo, che è molto simpatico, Scherzo Uomino Davvero. Davvero, sì, Scherzo Uomino Davvero, dialetto amatriciano, sì. Pensavo forse la seconda scena, perché va direttamente... Ah, ok, grazie. Dunque, la scena si svolge nella trattoria. La trattoria appartiene, insomma, questa locanda pensione che appartiene al proprietario, che è questo Emilio, la cui moglie è Silvana, e poi c'è la suocera, insomma, Maddalena. Normalmente si ha, insomma, una vita ordinaria, tranquillamente. Un giorno a questa locanda si presenta un personaggio particolare, un Astolfo, e quindi Astolfo introduce questa novità soprattutto ad Emilio, ma anche ai suoi compari, altre persone che stavano nella locanda. Provo, scusate, no, è il dialetto. Vuole qualcuno che sventoli per lei il... No, no, però sì, non la visca, non ce l'abbiamo. No, lungo. Non ci abbiamo neanche. No, faccio io. Allora, inizia Astolfo che entra in questa locanda e parla con Emilio. È permesso? È questa la trattoria lumarchiciano d'Emilio Scacciapensieri? Per l'appunto, io sono padrone e voi chi sono io? Il nome mio è Astolfo. Io sono assistente ed abili ingegneri e mi hanno detto di farvi sapere che qui alla Matrice sarà fatta un'opera grandiosa. Finalmente avremo la ferrovia. La ferrovia, Dio da Matrice. Un momento. Allora, sti ingegneri mi hanno caccato di vive di preparare per domattina un banchetto. Ecco a voi. E poi hanno detto che serviranno i mulattieri, i cannaroli, così i lavori saranno più veloci. Sì, ma scusa un po', io vorrei sapere chi caccia i quattrini però per pagare. Ma tu ci credi allora? Dubiti? No, no, non è che più dubito, però vabbè, va. Ma da lei, cala un po', portaci un goccetto di vino buono per rinfrescarci le idee. Cala Maddalena, a me, ma che te sta a rinfrescare? Che t'ha da rinfrescare, io capito. E chi è qui, sumo? Reverisco, signora, sono Astolfo. Ma per carità, non ricomincia, è possibile che da essere sempre così cafona? Cafona? Sto signore è un assistente di ingegneri e dicia che qua alla Matrice ci passerà la ferrovia. Ah, e a noi? Come a noi? Domani faranno i festeggiamenti e col Drendro. Ce pensi? Che tengo da pensarmi? Di solito non mi domandi niente, fa sempre come ti dice la coccia, ma poi fammi capire, lo conosci? La signora vorrà sapere come funziona sta faccenda. Lo minimo. Ah, ma calmete però non insegna. Zitto tu, da l'urno, orbene. Dovete sapere che domenica si sono donati a Ascoli tutti i rappresentanti dei comuni e delle province dell'Aquila, di Roma, di Perugia, di Riete e pure della Matrice, per discutere la costruzione di questa ferrovia salaria. Oh, dovete sapere che sto progetto l'ha pensato niente poco di meno che l'ingegnere Amici. E chi lo conosce? Comunque, sarebbe un bello progetto, ma e come ci passa il cannò? È semplicissimo, parte da Ascoli e ci saranno stazioni a Mozzano, Arli, Acquasanta, Arquata e Grisciano, a Cumuli e a Matrice. Dopodiché se ne passerà a Torrita, Città Reale, Posta e Antrodovo. E poi che fa? Da lì se ne passerà a Rieve, a Fara Sabina, finalmente la capitale. Ha sentito mi? Ha sentito ma? Li sordi, appalate. Mi zitto, mi pare un po' cazzo. Dando per cominciare la ferrovia ancora ci sta. E poi solo un nome di sto Griziano non mi sconvinverà tanto. Prosieguo è anche sì, più simpatico. Sì, decisamente. Rimane come ricordo. Benissimo. Io ringrazio tutti anche per averla scelta, mi è piaciuta, grazie. Sì. Allora, facciamo la foto? Facciamo la foto. Anche con la Presidente. Dai. Prego. Prego.
Allora, concludiamo questa nostra serata. Do la parola per questo a Francesco Rinaldi. Adesso noi vogliamo chiudere questa manifestazione con una scenetta teatrale. Una scenetta teatrale tratta da una commedia, da una mia commedia rappresentata al teatro, una delle commedie che ha avuto maggiore successo, la famiglia De Naorde, di 100 anni fa, no? Come, raccontava diciamo, il ciclo di vita della famiglia patriarcale. No? E questa quindi nasceva il fidanzamento tra due ragazzi, non era facile incontrarsi, no? non c'erano i mezzi che ci sono adesso, non c'era la libertà che c'era adesso, i ragazzi erano controllati a vista, no? Anche quando andavano a ballare, senza le mamme lì, le suocere. E quindi come poi il battesimo, la cresima e tutte le varie, quindi si nasceva in casa e si moriva in casa, no? Ecco, e questa qui, questa, la scenetta di oggi parla dell'allattamento, ecco, una cosa preziosissima era il latte della mamma, se non c'era il latte era veramente una tragedia, perché non c'erano gli omogenizzati, insomma, queste, ecco, e quindi era un problema grosso, quindi o dovevi trovare il latte di un'asina, oppure di una capra, oppure la balia, cioè, non era facile trovare la balia, quindi era un problema grosso. Allora, ecco, c'erano una serie di scongiuri, no? Ecco, mi raccomando, non ti fa perdere il latte, non so, maestro, sta, io taglio via le cose, però prima di via te voglio dire una cosa, ricordate che per fare la durata t'hanno buttato il brodo di gallina tutti i giorni. Ma me ne fa schifo il brodo di gallina. Che fa schifo? Un'altra settimana ormai. Ma non lo sa tu che le mamme sono andate a santificare per i figli, già cominciamo? Non so ciò che sci. Mamma, tu e che vabbè pure, li frascarelli con un pangotto, ma tu mangia delle donne. Mammeta, e lì pure devo mangiare. Quei borda, i frascarelli, quei borda, il pangotto, ma tu può mette una tazza di brodo all'ina allo cico e te coglio bene e ta botta le sise de latte. Muovete tu! Ma guarda che de latte ne tengo già tanto, ne tengo più io che delle acchi di felicità. Ma questa a dire, ringrazia Sant'Anna che ti ha fatta sta grazia. Ricordate però, chi lo latte può pure finire. No, state tranquilla che a me non mi finisce. Non te finisce? No. Oh, lo sa tu che se te finisce, tocca gli in cerca delle balie e tocca pagarle, oppure tocca gli in cerca del latte de somara, de capra, de pecora, e tocca comprarlo, ha capito? Ma state tranquilla, da giù a me non mi finisce. Non te finisce, no? Allora, mo te dico una cosa. Ci stai a Felicetta, la figlia di Giovannetta, che te ne ha più l'attesa di tutta la piana di dietro. Sì. Ma lo sa quello che è successo? E quello è successo? Allora, un giorno si stava a mangiare con l'altro e ha buttato rosso in terra. A quando una tazza e gli da sopra e si era sforbata tutta. E beh, come è successo? L'ha mangiato rosso. È successo? Gli sei ritirato subito tutto il latte. Un latte? Cinepre, che la femmina gallata, l'avanzi di una femmina gallata, non se li può mangiare nessuno. Né la mamma, né la sorella, né la cane, nessuno. Manco la tuaglia tu ha mangiato, a po' scrullare. Perché ci sta sempre quel atto che balozza e se le pulisce tutto. E te ne conanda. Mene che se salvò, lo sa perché? Perché? E pregherà da ringraziare la suocera come me, che se ne accorse che ha buttato sto su per terra, pure essa, sempre devollastro. E che succede? E allora, sa che faceva? Glielo faceva cogliere.
E ieri invece sforbacco cibercine, tutto, che mangulatta sarebbe stata capace. Mamma mia. Però gli salvò tutto lo lato. Ma perché mi dici queste cose? Prega da capire quanto è importante lui, anche per la mamma, capito? Per specie lo poi da un figlio maschio. Che fa bene pure per un altro orecchio. E orecchie? E orecchie, ci ha capito bene queste orecchie, ma non va finta di non capirmi. Ha capito? Sì, sì, Ma no, ancora non c'è aglio. Ce l'hanno ancora da parte qualcosa, dite. A proposito, tu lo sai, forse ancora non l'ha capito, che l'allattamento è una tribolazione. Lo saccio che sì, ma a me mi piace tanto di allattare il suo modello. Guarda lo specie quando mi guarda bello. Somiglia tutta la nonna, tutta la nonna somiglia, non lo vedi? Allora, Deo, io dice che tu andassi attento quando allatti, specie di maschi, perché essi se sucano tutto. E allora sai cosa succede? Questo e te lo dico io. Te se fa ore le sigarelle, te se spacca questo e te se accorgi. Ma io ho capito, ma tutto a me mi da succedere. No, solo a te, a tutti succede. Ah. E allora apposta tu mi da sulla quando io dico certe cose. Hai visto male miei beni. E che te li ho dato? Che allora te lo dice la società tia che te lo dando bene. La capita? Sì. Tu guarda fa, gli imbacchi con delle pezzette che metti a bagno un neo cazzarolito con l'acqua calda. Calda, calda. Anche bollente. Una ba e una be. Una ba e una be. Hai capito bene? Sì. Certo, ci tengo tanto da fare, però. Ciao, io ci pure un'altra cosa. Ma da sulla, ma da sulla be. Ma tu lo sai che lo latte di un maschio o di una mamma che è allatta piace pure a lui, eh? Perché io ci sono passata, ho 27 figli. Allora, io le dico solo questo. Quando fa gallo, tu non c'è da lì allattare sotto all'orno. Ma se fa gallo? Non c'è poi lì. Non c'è altro. Perché se disgraziatamente se ne accorge quel serpe che sta sempre luogo in giro, no? Lo sa tu bene. Allora la piano piano, si avvicina. Oh. E sale sopra a me mette la boa mocca l'umolino all'umolino Deo e fermo ma tu perché mi dici questa cosa ma te la sei andata no te la sei attaccata nella sisa e te sei succhiato no ce l'aglio ha capito vabbè beh io me la dai io gli piuttosto perché lo sai che tengo tanto da fare Monello, appena fa lo rottino, mi tiro a letto. La fa? La fa! Tu. E questa fa? La fa! Ma questa fa? Ecco, ci sta da fare. Sbrigate, mi tiro a letto. Subito. Io voglio raccogliere le ova e tu sbrigate, io come una mani a fare erba per i conigli. Sì, sì. Le raccomando, sì. Ciao, c'è del nuovo, sbrigate! Chiedetelo alla socia. È nominato. Grazie a tutti. Grazie. Vi aspettiamo in teatro. Vi aspettiamo in teatro il prossimo anno per una nuova rappresentazione. Commento.